Campionato Berretti, girone C, oggi a Biancofondo Campo va in scena Pisa Arezzo con gli Amaranto chiamati a confermare le 14 vittorie consecutive in stagione. Primo squillo però è del Pisa con Micchi che si libera al vertice dell'area, calcia con il destro, pallone al lato di un soffio. Poi vediamo ancora il Pisa, qui bravissimo Maffetti in uscita, pericolo scampato per gli Amaranto. Prima occasione per l'Arezzo, questo tiro velletario del numero 11 Galantini che Giacobbe non ha problemi a controllare. Gol del Pisa, mischia in area, la risolve Micchi sul disimpegno sbagliato della difesa Amaranto e segna l'1-0 per i padroni di casa. Ecco il raddoppio del Pisa, 1-2 micidiale, qui bravissimo Maffetti fa un miracolo, Nencioni prende palo e ancora Micchi che a segnare il 2-0 per la squadra nerazzurra. Si chiude il primo tempo con questa punizione di Magara che finisce al lato di un soffio. Nella ripresa cambia la musica, Amaranto subito pericoloso, bravo Giacobbe su questo lancio lungo, ma sul calcio d'angolo successivo è ancora più bravo l'estremo difensore nerazzurro perché salva due volte, prima di nuovo su Magara e poi sulla respinta è piazzato benissimo e blocca di nuovo. Qui percussione centrale di Bozzi, numero 8, che salta due uomini, libera il mancino e Giacobbe ancora una volta si fa trovare pronto. Qui arriva il gol dell'Arezzo con una percussione centrale, ancora bravissimo Giacobbe, però poi arriva Iacuzio e la ribadisce in rete. Arezzo che trova anche il pareggio nel finale con questo spiovente lunghissimo, arriva Romagnoli, il neo entrato, rientra sul destro, calcia sul primo palo e batte Giacobbe. 2-2, finisce così la sfida fra Pisa e Arezzo, un punto per parte e direi risultato meritato anche visto quello che è successo in campo.